dobbiamo fare qualcosa. Ho già messo delle formiche, che so che sta per arrivare l'allo. Va bene. Allora, intanto vado a sedermi. Sono stato invitato a pranzo in un bel ristorante dalla signora Micetti e tutti i suoi cagnolini. Voglio vedere se hanno preparato qualcosa di buono per me. Ecco, esco di casa. Ciao casa. Andiamo al ristorante, andiamo a vedere. Oh, quanti amici vedo qui. Buongiorno signora Micetti. Buongiorno. È aperto il ristorante? Ma certo che è aperto. Allora è aperto. Oh, e tu chi sei? Come ti chiami, signorina? No, mi chiamo... Orecchiona. Nina. Orecchiona? No, Nina. Nina. Eh. E che animale sei? Un topo. Un topo? Topo Nina. Topo Nina! E lei, signora, come si chiama? Signora Micetti. Oh, signora Micetti, ma quanti Micetti vedo qui. Non sono solo Micetti, però vedo anche dei cagnolini. E dei topi. Anche dei topi? Tenete. Tieni. Vedo che anche ha dei fornelli. Ma si accendono veramente? Come fanno? Insomma. Ah, che spettacolo! Tutte e due non si possono accendere. Che spettacolo! Lo so che tutte e due non si possono. Senta, posso ordinare il pranzo? Vorrei mangiare un bel piatto di farfalle. Tieni. Che cos'è? Piatto di farfalle. Già è pronto, neanche l'ho chiesto. Vabbè. Lo sapevamo che lo volevi. Già. Dai, cosa vuoi? Che buone queste farfalle. Adesso avrei quattro ragnetti. Quattro ragni? Però certo. Piccanti, eh. Piccanti, per favore. Ok. Ciao, Micio. Ciao. Che begli occhioni che hai, Micetto. Mamma mia. Quindi che dobbiamo preparare? Qui mi dicono che si mangia molto bene. Ora vedremo, eh. Le farfalle erano un po' crude. Vediamo i ragnetti se sono cotti bene. Signora Micetti, mi raccomando, eh. Deve cuocere bene, eh, i ragnetti. Altrimenti le zampette mi restano tutte nel becco. Va bene. Oh, un gatto con le corna. Ciao. Non ho le corna. Ah, un corno. Ma spiegami un po', ma perché hai un occhio di un colore e uno di un altro? Che sono... è successo? Beh, sono nato così, si nasce. Mamma si mia. Si nasce con così. Ma quanto sei brutto. Perché? No, sto scherzando, sei bellissimo. Però quel corno, mamma mia, ma non ti dà fastidio quando ti lavi i capelli? Ma io non ce l'ho i capelli. I capelli. E poi i gatti non si lavano, hanno paura dell'acqua. Che puzzoni, non si lavano mai. Pussa via, perché... non ti voglio qui che sei tutto puzzoso. Ma io... mi lavo solo di pomeriggio. Solo di pomeriggio? Sì. Di va sera bene. Mi lavo un po' più tanto. Ti puoi scansare un attimo, per favore? Un bacetto alla signora Micetti! Signora Micetti. Voglio mangiare i ragni, per favore, mi porti questi ragni. Oh, hai detto un sacco cotte, quindi te lo stiamo cuocendo un sacco. Un sacco cotte. Vabbè, insomma, cotte bene, eh? Sì, sì, le sto. Ma te ne vuoi andare? Sei pure puzzolente? No, non ti lavi, hai detto. Vai via, no, vai via. No, io mi lavo. Hai detto che ti lavi solo il pomeriggio, quindi adesso è mattina e puzzi. Vai via, ciao. No. No, mi lavo tutte le... Ma che vuoi? Mi ma te ne vuoi andare? Mattina, di sera, questo di posto è occupato da me. Vai via, io ho pagato, voglio stare qui. Vai via, ciao, ciao. Ma questo è il mio ristorante. Come è tuo? Ah, sei tu che comandi qui? No, ci vivo io qui. Ah, vivi in questo e non ti lavi. Ma qui c'è il bagno. C'è il bagno? Sì. Vabbè. Senti, ma quelli perché non parlano? Sono addormentati? No, stanno lì, fermi. Stanno fermi, ma non dicono niente. Ma come mai? Sembrano... Ma siete... Ma che fate? Ma non io, dite niente? Ma noi parliamo. Ah, voi parlate? Sì. Questa qui invece mi sembra proprio una mummia. Non dice niente. Ma io parlo. Parli? Sì, pure io. Prova un po' a dire 44 gatti. 44 gatti, figlia per sé, numero 7. Numero 7, ma che dici? Vabbè. Allora, qui si sono bruciati i ragnetti, non li voglio più. No, non sono bruciati, sono cotti. Ah, tanto. Signori, vi consiglio questo ristorante. Dalla signora Micetti, in via dei gatti, numero... Non mi ricordo più. Numero
10. In via dei gatti numero 10, signori. Venite che si mangia bene, ragni fritti di tutti i tipi. Mmm, che bontà. Ciao.